26 novembre 2022, l'Istituto Superiore della Sanità lancia un grido di allarme. La mortalità over 60 per i non vaccinati è 3 volte più alta rispetto agli immunizzati con il booster e ben 6 volte maggiore tra gli over 80. Notizia veramente sconvolgente. Ma la situazione, incredibile a dirsi, è peggiorata. Dopo un mese e mezzo, siamo a 7 gennaio 2023, l'ANSA lancia questa notizia. Nei non vaccinati, tra i 60 e i 79 anni, la mortalità è di ben 6 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la quarta dose da meno di 120 giorni. Certo che a pensar male si fa peccato, ma viene spontaneo pensare che, visto che non se li caga più nessuno, queste notizie diventano sempre più allarmanti, più terrorizzanti. Dovrebbe essere così, almeno così sperano questi personaggi che interagiscono all'interno del sistema di controllo globale della popolazione. Dovrebbero convincere, dicevo, i riottosi antiscientifici ignoranti Novax a inocularsi il siero salvifico, ma penso che non dovrebbero sprecare né forze né denari, perché di questo passo prossimamente non passerà molto tempo, tutti i Novax, me compreso, scompariranno, si estingueranno dalla faccia della terra e nessuno dovrà sentirsi colpevole, tantomeno questi dell'ANSA, i responsabili dell'Istituto Superiore della Sanità, i vari governi che si sono succeduti. Hanno fatto il possibile, ma di fronte all'ignoranza dei Novax, ebbene, si è disarmati. Sono scelte libere che ognuno di noi fa, e io voglio morire, se proprio mi deve toccare, come Dio mi ha fatto.